Era doveroso spezzare qui questa liturgia di gratitudine e di ringraziamento per il 50° sacerdote di Giuseppe, perché è un sacerdote nostro, vissuto nella nostra comunità parrocchiale, iniziando la sua missione proprio da questo altare che ho celebrato 50 anni fa a Genovese. Appena sacerdote, con la risanza in quel tempo, ebbe l'incarico di direttore del seminario di noi, insegnando lettere ai seminaristi e religione alla scuola media. Dopo la morte di Don Mario nel 1966, Monsignor Albanese nominò viceparro di Santa Maria Nuova e subito incominciò il suo ministero con i bambini e i giovani. Purtroppo per noi, dopo 3 anni, fu nominato parroco della Chiesa Cattedrale, segretario della Cura Vescovile, insegnante nelle scuole medie, assistente provinciale di Roma, il Zingaro. Ma il Signore aveva archiviato un sacerdozio di Giuseppe, nominato da Pedro della Grande dei Vigilelli, per poco tempo diceva il Vescovo, dal 1975 fino ad oggi è stato ed è cappellano di Pescotto, giorno e notte, fedele e testimone, senza credo, e parlo di una comunità sofferente di 400 persone, che nel ricambio naturale per malattie e guarigione di morte diventano 4.800 all'anno. Per capire meglio il suo ministero, si diplomò in infermieristica per 25 anni insegna biomedica nella scuola infermiera professionale. Morto malitano, e accanto a tutti i malati una parola di conforto, amministrando la malattia con un vecchio morente non sono rimasto. E tanto compiace il suo dovere e la sua presenza nelle corsie che non è facile scriverlo, se non è vita sperimentata. Noi, a nome di tutti, sani e malati, guariti e deceduti, di tutte le persone che l'hanno conosciuto e accostato, di tutti voi vogliamo dirvi grazie per tutto il suo sacerdozio. E con lui, con tutti, ringraziamo il Signore per i 50 anni che ci ha donato questo buon samaritano e parla con la malata. Ci auguriamo tanti anni ancora di sacerdozio, come e quanto il Signore ha donato. Non sono questo assente per motivi pastorali, ha mandato a Don Giuseppe questa lettera. Unisco con gioia il rendimento di grazie della comunità di Santa Maria Nuova al Signore per il 50° di ordinazione presbiterale del carissimo Don Giuseppe Giudanese. Il presbitero è una magnifica storia di amore che inizia con lo sguardo di protezione del Signore Gesù. Lo guardò, l'amò e gli disse sempre, si riferisce all'episodio del giovane ricco. Don Giuseppe ha sentito questo sguardo, questo amore della predicazione, e ha risposto subito, eccomi Signore con generosità. Nel corso di questi anni ha seguito il Signore che l'ho reso presente in diverse parrocchie e ultimamente presso l'ospedale di Viterbo. Secondo conforto, legando conforto, consolante, grazie a che tenne la famiglia. A caro Don Giuseppe, il ringraziamento dell'intera comunità diocesana con l'augurio di una rinnovata esperienza del lavoro di Dio e al lungo generoso servizio alla preghiera. Alla comunità di Santa Maria, una corata ricerca di trovare dal Signore nuove sante vocazioni, perché sei sempre presente in mezzo a noi, Cristo un buon pastore, tramite il ministero sacerdotale. E soprattutto l'invitare